Per osmosi, Giorgio si prese l'alitosi. Sotto ipnosi, si rifugiò in una grotta. Oggi ti aspettano altre regole ed eccezioni per la pronuncia della O aperta e in più scopriremo ancora come si pronuncia la E in un altro verbo. Che aspettiamo? Cominciamo subito. Per prima cosa vedremo come si pronuncia la O nelle parole che terminano in osi. La seconda regola invece riguarderà le parole che terminano in ot più un'altra vocale. Per la pronuncia della E dei verbi invece, cosa difficile da trovare sul dizionario e in rete, scopriremo la pronuncia del verbo avere all'indicativo passato remoto. Per esempio, io ebbi. Ti ricordo che abbiamo cambiato giorno ed orario, ma per non perderti nemmeno un video o una pillola, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Se attivi le notifiche, infatti, sarai avvisato ogni volta che esce un video ed eviterai questo risultato. Grazie, signora. Se vuole la seguo durante i viaggi. Così manteniamo un allenamento, un programma costante. Ah, sì, potrebbe essere una buona idea. Mi faccio sapere. Come va con le regole della O? Stai provando ad applicarle? Ti sarai certamente accorta o d'accordo che sono molto, molto più incisive delle regole della E. In effetti fa molto più effetto dire vado a fare una doccia piuttosto che sto bene. Ma fidati di me, seguendo le regole che hai imparato grazie ai miei e anche ai video degli altri, tu parli bene. Saranno gli altri semmai ad avere bisogno di correzioni. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi? Ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Come parla? Se vuoi sapere però come parlare con meno impatto con i tuoi amici, vatti a vedere questo video che ti spiega qualche trucchetto anti-sgamma. Quando trovi nomi medici terminanti in osi, la O va pronunciata aperta. Infatti si dice trombosi, tubercolosi, osmosi, alitosi, ipnosi, anche se non è proprio medico, e così via. Ai nomi medici o simili terminanti in osi non ci sono eccezioni. Ma fai attenzione, la regola non vale per tutte le parole che terminano in osi. Per esempio la parola irosi, che è il plurale di iroso, che significa pieno d'ira, va pronunciata con la O chiusa. Irosi. Mal sottile, tisi, tubercolosi. Diversi nomi per un unico flagello. La O tonica delle parole che terminano in otta, otte, otti, otto va pronunciata aperta. Si dice infatti motto, bambolotto, motto, aggrotto, spinotto, grotta, botta e fiotto. Fanno eccezione le parole rotto, sotto e ghiotto che si pronunciano con la O chiusa. Guarda che quella che ti faccio, brigadiere Sacchetti, la devi considerare una dichiarazione ufficiale. Ci hai rotto i coglioni. Ci hai ufficialmente rotto i coglioni! Se di video sulla dizione ce ne saranno un fottio, di quelli che ti insegnano come si pronuncia la E nei verbi saranno molto meno. Quindi non dimenticare di iscriverti al canale, perché dalla prossima settimana di verbi ne vedremo tanti, tanti, tanti. Nell'indicativo passato remoto del verbo avere, la E, che è sempre tonica, va pronunciata diversamente a seconda delle persone a cui si riferisce. Come spesso accade, farlo sentire è più semplice che spiegarlo. Si dice io ebbi, tu avesti, egli ebbe, noi avemmo, voi aveste, essi ebbero. Probabilmente in questo caso quelle che tendi più a sbagliare sono avesti ed avemmo, perlomeno se vieni dal nord Italia. Ed ora un piccolo pensiero da me composto per darti modo di fare esercizio. A nulla ebbero effetto gli sforzi dei medici. Ci provarono anche con l'ipnosi, ma ormai la trombosi era in uno stadio troppo avanzato. Fuori dalla grotta che era stata allestita ad ospedale, Giorgio ebbe un sussulto di pianto nel sapere che il suo cane, Bosco, non potesse avere che 2 o 14 ore di vita. Ripensò con dolcezza a quando lo trovò abbracciato al bambolotto di Sonia nel bosco. Era indeciso se chiamarlo bambolotto, Bosco oppure Spinotto, ma alla fine lo chiamò Bosco. In un motto di pietà lo aveva raccolto da sotto quell'olmo e da subito ebbe chiaro che Bosco era ghiotto di patate fritte.
20 anni dopo, a furia di mangiare solo patate fritte, Bosco era ormai diventato obeso e Giorgio e la sua famiglia ebbero da subito il chiaro sospetto che la litosi del cane non era un buon segno. Certo, non era uno stato un buon segno neppure la tubercolosi e la sclerosi avute dal cane nel suo 14° anno di vita, ma ora tutto stava per finire. Bosco, sul suo lettino, pensava tra sé, sentendo che l'anima per osmosi fuggiva dal suo corpo. Tutto sommato ha avuto una buona vita. Non sono molti i cani che raggiungono l'età di 20 anni mangiando solo patate fritte. E per la litosi, beh, ormai non sarà più un problema. E con serenità rese l'anima al Dio. Lo carico, come al solito, sul sito web per permetterti di leggerlo con la giusta formattazione. Prova a leggerlo più volte ad alta voce. Le parole in grassetto sono quelle che vanno aperte. Trovi il link alla pagina web nel primo commento oppure nella descrizione. Il significato del film Risvegli e del prendere la pallina è nel video della settimana scorsa. Vallo a vedere, che male non ti fa. Sono arrivate alcune richieste di come vanno pronunciate queste parole. Ebbene, si dice moto, foto e topo, tutte con la O aperta. E poi mi è stato chiesto come si pronunciano questi due nomi. Sono andato a cercare un po' in rete e sembra che entrambi questi nomi siano di origine francese. A quanto sembra, la pronuncia è questa. Jasmine e Yasmin. E nel tentativo di disintossicarmi da The Lady, lo sostituirò con una pratica più virtuosa, come è giusto fare con i cliché. Aprirò il dizionario e ti pronuncerò la prima parola in alto a sinistra. Margheritina. La tonica è la I. Manda pure le tue domande, qualsiasi domanda, come commento al video su qualsiasi profilo social riconducibile a me. Sarà un piacere rispondere. Come sempre ti invito a mettere un bel like, a guardare gli altri video sul canale, ad iscriverti al canale attivando la campanellina. Tu avesti, egli ebbe, noi ebbimo. Avemmo, signor Baldini, lo ebbimo.